Stop al commissariamento in breve tempo e un maggior coinvolgimento nelle decisioni che riguardano il territorio. Questo è quello che i sindaci calabresi hanno chiesto al governo con un sit-in organizzato davanti a Montecitorio, una manifestazione che ha visto la partecipazione di centinaia di fasce tricolori della regione. Una delegazione, composta dai primi cittadini dei capoluoghi di provincia, è stata ascoltata dal Premier Conte e dal Ministro Speranza in un incontro durato circa 2 ore. Abbiamo avuto la massima attenzione da parte del Governo, del Presidente del Consiglio e del Ministro Speranza. Abbiamo esposto, diciamo, le nostre ragioni. Il Presidente ha precisato poi nel suo intervento che creerà, diciamo, questa piattaforma istituzionale che in qualche modo pone i sindaci in una condizione, diciamo, di più stretto rapporto, no? Con le questioni sanitarie, soprattutto quelle che riguardano l'emergenza Covid in questo momento. Sulla prospettiva del commissariamento hanno convenuto sia il Ministro che il Presidente del Consiglio che è una prospettiva assolutamente, diciamo così, da restringere. È chiaro che noi siamo all'interno di una tempesta perfetta, con una situazione politica regionale di fatto sospesa, senza un commissario alla sanità, e queste cose noi le dobbiamo trattare su due tavoli differenti. Adesso bisogna occuparsi della salute dei calabresi e quindi la scelta del nuovo commissario dovrà essere condivisa e concertata con i sindaci. Questo abbiamo chiesto e su questo c'è stata davvero grandissima condivisione con il governo. Soprattutto c'è stata anche un'apertura, aggiungo a quello che hanno detto i miei colleghi, anche nel rivedere la ripartizione tra la regione per quanto riguarda la spesa sanitaria, perché dalle tabelle che ho consegnato e che comunque provengono dalla Ragioneria Generale dello Stato, si è accorto che la Calabria viene penalizzata, perché dal 2006 a oggi abbiamo avuto 400 milioni in meno all'anno.